Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate anche dal video Jurassic World e dal video di Brawl Stars che verrà subito dopo. Andiamo avanti. Ricordiamo sempre, scopri il login restriction, state attenti a non farvi bannare per 24 ore. Per ora è solo un ban limitato, potrebbe diventare di peggio, quindi state attenti a non fare log di continuo dal vostro account Facebook per cambiare il vostro account di Monopoly Go, specialmente se ne avete di più. Allora, andiamo avanti. Midnight Drive, che è l'evento che è iniziato ieri sera. Ovviamente io sto iniziando tutto insieme a voi. Un evento da 17.755 dati, un evento 2 giorni, quindi sembra lungo ma non è. Ci sono un sacco di bandierine, un sacco di dati, ci sono varie bustine e tanta 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 roba. Allora, gli unici per 1000 sono al 15 e alla 49, quindi alla ultima in pratica, alla penultima, per fare i 7.000 dati serve. Vabbè, andiamo avanti. Rue de la Paix, quindi strada della pace. E andiamo a vedere che è un torneo un giorno con pochissimi dati perché ci sono tantissime bandiere, ma proprio tante tante. Andiamo avanti. Mi sa che ho messo 2 volte Rue de la Paix. Fa vedere, no, era Midnight Drive. Va bene. Queste sono le pedine che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Sono nuove, sono all'interno della nuova versione perché siamo alla 27.1 se non erro. Quindi tanta roba. Poi andiamo avanti. Desert Drift partirà stasera. Un altro evento ovviamente sempre abbinato, un altro torneo sempre abbinato all'evento delle macchinine che c'è in atto. Magia d'oro il 7 agosto alle 15, durata 24 ore ovviamente, stormo robotico e doppio carpiato. Sperando di arrivarci in tempo perché ovviamente se ci sta la carta Jolly potremmo aver finito le carte prima. Poi, ieri hanno regalato queste bellissime pinnine in gioco e ovviamente hanno fatto finire uno scaffale, quindi ho preso qualche altro dadino grazie allo scaffale. Queste sono le pedine che hanno fatto per comunicare con la squadra, una cosa un po' strana. Poi devo ringraziare Nico e Marco per le carte che mi hanno regalato ieri. E poi si va avanti con la lista degli eventi giornalieri temporanei di oggi slash domani. Tra le 9 e 14 gira la ruota, quindi a noi non ci aspetta nulla di tutto ciò. Tra le 15 e le 9 mega rapina. Tra le 15 fino alle 2.59 del 3 corsa al tabellone. Il 20, cioè alle 20, alle 8 inizia il nuovo torneo Desert Drift che abbiamo visto prima. Alle 21, quindi alle 9 di sera gira la ruota di nuovo. Sto gira la ruota raddoppiato fa strano comunque, eh. Parcheggio gratuito, il 3. Tra le 3 e le 8.59, quindi la mattina presto presto. Quindi se andate a lavorare, vi fate la vostra giocata mattutina, ce l'avete a dispositions. Allora, andiamo avanti. Andiamo in gioco, vedo già che qualcun altro mi ha regalato roba. Intanto alla fine sono finito con la squadra, sono andato con la squadra dell'altra volta e è cambiato solo una persona. Perché il problema di questo evento collaborativo è che quando ti unisci a più persone finisci all'interno di una squadra già fatta. Quindi diciamo è impossibile selezionare persone in questo evento. Infatti io ho messo il mio compagno di giochi dell'altra volta, Paolo. Paolo ha aggiunto ovviamente uno dei ragazzi dell'altra volta. È cambiato solo uno perché non era disponibile, ok? Quindi mi dispiace se gli altri volevano giocare. Anche un ragazzo mi ha contattato su Discord, non gli ho risposto l'altra sera, mi sono scordato, quindi mi dispiace, ma va così. Intanto ringrazio la carta. Ringrazio la persona che mi ha dato la carta. Stamattina sto rincoglionito, se hai capito? Se hai capito? Vai. Allora, bustinina triste, però che poteva essere ovviamente anche lei la bustina che ci portava a Vittovia. Ok, andiamo immediatamente a predisporci tutto quello che dobbiamo fare. La nostra. Ok, nuovo amico Paolo. Ciao Paolo. Allora, questo è il gruppo con cui sto facendo appunto la gara. Non so se si può premere da qui, mi sembra di sì. Ci sono 2 bustine, una Jolly e una pedina come premio del campionato. Ovviamente tra 9 ore e 44 si partirà con la squadra. Questo è da ieri che sta appunto preparandosi. Ecco la squadra Davide, Paolo e Erzi. Ciao ragazzi. Allora, vai, siamo pronti a mettere la robina da parte per oggi, corsa notturna e questo torneo un giorno. Abbiamo il bonus dadi? Che cos'è? Fa
Parcheggio gratuito, lo sapete, questa è buona se si gira bene, perché l'evento corsa notturna è sugli angoli. Speriamo che ci gira bene, raga. A proposito, dove sto messo? Qua sotto, ovviamente. La cassa community ce l'abbiamo dopo, così facciamo una cosa bella tranquillotta. Ovviamente andiamo con una giocata fatta bene. Il 10 da qua non si parte, non si piglia assolutamente. Stessa cosa da qua. Mi sembra relativamente difficile finire su uno degli angoli. Anche se abbiamo anche torneo da fare, ricordate, eh? C'è anche torneo da mettere in atto. Ok, un imprevisto dadi, sprecato. Cominciamo subito bene. Facciamo. Da qua potremmo arrivarci su un angolo. O sì, sicuramente no, por cavolo. Da qua possiamo prendere angolo se sbagliamo, extension o probabilità. Quindi vediamo un po' che ci dice. Ok, parte una stations. Però mo su chi andiamo? Possiamo provare una cosa. Vediamo un po' fascinating se è disponibile. Per fortuna siamo partiti con molta tranquillità su questo torneo comunque. Vediamo un po'. Fascinating, vediamo un po' se sta bello predisposto. Ho detto tre volte, vediamo un po'. Oggi mi dovete menare, raga. Oggi sto rincoglionito fracico, e se vede, eh. Che sarà il caldo, sarà tutti i miei problemi. E tanto mica se ne vanno. Ok. No, Fascinating è rimasto distrutto, quindi nessuno ha rimesso up Fascinating. Che possiamo, chi possiamo controllare? Gilda, ma ci credo poco. Ormai Gilda ha imparato a giocare a palla. Quindi non la troverò più in scacco matto. Sicuramente. Potrebbe pure capitare, magari uno si scorda in estate, in agosto, dice uno sta bello. Tranquilla al mare, dice che fai? Ti metti a giocare a Monopoli, non sia mai. E infatti potrebbe avere un attacco però. Me la rischio, attacco Gilda. E voilà! Gilda presa di sorpresa. Ciao Gilda, ti saluto intanto. Ok. È andata discretamente bene, fino a che non si sveglia. Prendiamo il... Che poi non c'è il per mille nel torneo, quindi è anche quasi inutile pensare a dire vai, ho preso il torneo, ora ti dà 5 minuti di per mille. Non c'è. Cioè, il primo per mille è lontanissimo e sta nell'evento, oltretutto. Allora, da qua il 5 non contiamo, mi sembra relativamente improponibile. Stessa cosa da qua. Ovvia Mons. No, sempre troppo a corto. Ok. No, se era di uno in più forse sarebbe stato il caso. Allora, da qua potrebbe essere buono per station, perché comunque è 3, 6, 7. Vediamo un po' che ci dice la fortuna. Speriamo, anche perché con pochi per mille la giocata viene lenta. Oddio, dove sono arrivato? Ma dove sono arrivato? Ma, pazzia. Ok. Babinis. Da qua cosa possiamo tirare fuori? Ora vediamo. No, poteva essere buono, ma no. Ok. No, sempre per uno. Va bene. Ok, vediamo un po' da qua. Troppo corto. Cioè, corto nel senso per station. E angolo forse poteva andare pure bene. No, questo è un 9. Ok. No, veramente tiro sbagliatissimo. Una station presa con distruzione. Peccato, peccato. Questi vanno un po' sprecati. Sempre se carica. Oddio, odio sta cosa. Non ce la faccio più. Comunque oggi sto con il ventilatore. Eppure, ripeto, eppure fa caldo. Oggi mi sa che fa più caldo degli altri giorni, raga. Diventa devastante registrare. Allora. Da qua ugualmente no. Troppo corto il tiro. Ok. No. Cioè, siamo arrivati vicino però, eh. Non posso dire, ma ci siamo arrivati relativamente vicino. Aia. C'è una laggata brutta, l'ho vista. C'era una laggata brutta, pericolo. No. Arriverà una bella posizione. Vabbè, intanto abbiamo preso 25 dadi dall'evento sopra sbuffo. Va bene così. No.
Dai, una posizione buona ce la dai? Possiamo provare qua stazione. Io voglio un angolo però. E niente, siamo andati a finire comunque su un armo. Non ci si lamenta. Allora, proviamo stazione da qua. Ok. Era un 11 gigantesco che ci ha portato su tasse. Va bene. Potremmo azzardare station. No, abbiamo fatto 3. Vabbè. Comincio a non comprendere qualcosa. C'è qua quadra che non cosa. Ok. No. Molto sbagliato da qua. Però intanto mettiamo i punti da parte. Potremmo provare da qui. Vediamo un po' dove arriviamo. Scusatemi un attimo, stavo a fare un attimo dei impicci sul computer, perché quando mi scrivono è uno macello. Ok. E boh. C'è qua quadra che non mi torna comunque. Allora, da questa posizione potremmo azzardare qualcosa. Non ne sono sicurissimo. Proviamo da qua. Vabbè. Vabbè, ma non va bene. C'è qua quadra che non torna. C'è qua quadra che non mi ritorna, ragazzi. Allora proviamo da qua, vediamo un po' che succede. Ok. Diciamo che ora abbiamo più o meno le idee chiare. Scusate se mi hanno distratto comunque. Da qua no, troppo corto. Ok. Azzardiamo da qua, vediamo un po' che succede. Un 11. Tiro relativamente molto lungo. Fino a qua ci stiamo. Perfetto, proviamo da qui. 8. Tiro relativamente sbagliato. Sto capendo relativamente poco oggi, raga. 7. Non sto prendendo gli angoli come dovrei oggi. Lisciissimo. Proviamo da qua station magari. No. Angolo. Buono angolo. Va bene. Facciamo un po' di bonus. Ti piace? Voilà. Ok. Ti prendono un po' di bandierine per noi. E si prosegue. Abbiamo preso pure dei dadi che sono andati a finire là. Probabilmente grazie all'angolo. Diamo un po' un 4. No, che poi non sono gli angoli, sono le tasse che danno quei dadini, va bene. Ok, imprevisto station. Non ci dispiace, a per cento. Va bene. Opzione che ci mette una vita a caricare. Come al solito ci dà sempre questo grande piacere e questo brivido. Attacchiamo a rosa, vai, attacchiamo a rosa. Giusto per piacere. Eh no, dai, rosa! Fai due distruzioni. Già rosa. Oggi mi sa che è giornata mosciola. Ok. Per 200. Niente di fatto. Facciamo un attiro da qua. Vediamo un po' dove ci porta. Olè. No, liscio. Di uno. Abbiamo finito gli eventi giornalieri. Quelli in basso a sinistra. Niente. Vuoto cosmico. Vuoto cosmico. E sai che oggi farò un pochino di drop. Non mi sta di benissimo, eh. 6, 7, 8, forse go. Perfetto. Corsa notturna si sta attivando. Va bene. Ci piace, ma non troppo. Ok. Andiamo avanti. Proviamo. 5, 4, 9, liscio. Di 1. Stiamo andando, però, eh. Proviamo di nuovo. 11. Va lì. Va lì, ragazzi. Buonissimo, e dovrebbe dare anche i punti di corsa notturna. Ecco qua che si è attivato il permillone. Mo siamo nei guai, mo siamo veramente nei guai. Ma non veramente, veramente, veramente nei guai.
maniera incredibile. Allora, ci tiriamo qualche per mille, speriamo nella magia. Però mettiamoci in posizione, per favore. No, è un 10 questo. Guarda, è mo raddoppione. Guarda il raddoppione. Io lo sento arrivare. Ah! Potevano essere 5.000 dadi per noi. Ok, no, però no. Oddio. Ah, ma l'ho tirata per 100. LOL, pensavo che l'ho tirata per uno, son pirla. Ok, va bene uguale. È andata bene, era per 100, raga. Allora, cerchiamo una posizione per angolo. No, station così adesso, no. Fregata. Vabbè, distruzione, fortunatamente. Da un punto di vista, fortunatamente. La faremo? E la faremo! Che credo relativamente poco, però. Caricamenti molto lenti, come al solito ci dà una grande mano questo gioco. Dai, ti prego! Noi abbiamo poco tempo. Poi ci metti pure tu. E su. Mi sa che dovrò farmi una giocata offline comunque, senza i per mille carichi. Se non prendiamo nessuno dei per mille dove dobbiamo prenderlo. Senza fare doppi sensi, grazie. Sarebbe un problema. Intanto un nuovo amico Teo. Matteo, già eri mio amico. Che è successo? Probabilmente per levare il bug delle amicizie. Come sapete, c'è un bug che ti tormenta in maniera importante. Allora, prendiamoci in una posizione, per favore. Dai! Che pampane, però. Che scatole. Mo' che devo tirare il per millone. Porca zozza. Oggi, secondo me, faccio drop. Secondo me, sto evento con pochissimi per mille mi fa fare un drop di quelli oggi. Guarda, niente. Allora, potrei rischiarmela, ma ci sono dei vuoti incredibili. Fino a quel. Go. Rischio, vai, bro. 6, 7, 8, 9, liscio di 1, vero? Porca zozza. Che liscio bruttissimo. Ok, potrei azzardare da qua, però è un altro 9, quindi no. Va bene. Qua potremmo azzardare station, in verità. Vai col drop. Niente, armor. Pensavo peggio. Devo starmi quasi zitto. Vai, per mille da qua. E andiamo su imprevisto. Nia, liscio. Ma oggi troppo, oggi troppo. 100-100. Vai così. Dai, che è sto liscio bruttissimo. A me mi serve un angolo, ragazzi. Mi serve un angolo. Dammi un angolo adesso. 6 e 6, 12, forse station. Station. Ok. Mi sa che Gilda forse andiamo a prendere. Facciamo un per mille su Gilda. Dai però, carica, sbrigati, gioco. Ti fai perdere un sacco di tempo. Ma proprio tanto. Ok, come è appunto una distruzione, Gilda. Poi ho finito i per mille, in pratica non ci stanno per mille dopo questi 5 minuti. E tirarli a sbuffo è un problema. Vabbè, faccio le mega giocate un giorno e le giocate l'altro. Poi oggi mi distraggono, mi arrivano i messaggi. Allora, vai, Gilda. In alto a destra. Dovrebbe essere 4.000 bounty su un torneo un giorno con tantissime bandierine. Voilà. Eccole che arrivano. Sentite il caricone. Spadum. Non neanche tanto veloci, pensavo molte di più. Sinceramente, la devo dire, eh. La devo dire. C'è una mega rapina. Ok. E una bustina. Va bene. Allora, da qua prendere l'angolo è improponibile. Da qua prendere l'angolo è improponibile. Però manca solo un minuto, quindi devo cominciare a rischiare. Presa! Preso l'angolo! Preso l'angolo a per mille! Vai! Finalmente un po' di punticini per Mordughino. Non penso che riprendo i dadi indietro. Anche se già ne abbiamo ripresi 900, 1100. Eccoli. Ok. Vabbè. Diciamo 1600. Bandierina e doppia bustina. Io spero che non mi esca la carta dalle bustine perché sennò mi arrabbio tantissimo. Siamo a 192.000. Non bene, non troppo bene, però non ci possiamo lamentare. Allora, me la rischio per millone. Vabbè, niente, me la rischio altro per millone. Vuoto cosmico, porca zozza. Altro per mille da quest'angolo. No, dai, 6 e 4 è cattiveria, però per fortuna che c'è armor. Azzardiamo un altro per millone. No, dai. Porca miseria. Niente. Ultimo per millone su stazione, ti prego. Sì. A posto. Va bene. Cioè, va bene in modo di dire. Abbiamo fatto il mega drop, però ci sta. Ogni tanto ci sta. Ness, può sempre guadagnare. Che diamine.
I giorni ho fatto degli up da pazzi. Mi pare un po' eccessivo continuare, che dite? Poi, se finiamo l'evento macchinine, ne riprendiamo un po' dei dati, quindi non è un grosso problema. Allora, Gilda. Gilda, Gilda, dacci qualche altro punto, Gilda, ti prego. Salvaci tu che puoi. Ok. Anche perché già l'angolo è un problema, quindi averne preso uno già è un miracolo in questo video. È uno degli eventi che odio di più perché dà tanto se ci passi, però è difficilissimo passarci. È molto più facile passare su Station. Ok, abbiamo diversi billions, ma non c'è il bonus sconto e 8 trillion ormai penso che non mi bastano per costruire. Intanto vabbè, una parte di questi dati sono stati ripresi. No, mamma mia, come 325? Madonna, sto fatto delle bandierine che l'evento... Oddio, vittoria schiacciante dorata, cioè è mancato un pelo che fosse una dorata 5 stelle. Me ne manca una giusta giusta. Allora, intanto, visto che siamo tranquillotti... No, vabbè, la cassa ce la apriamo dopo, dai. Proviamo il 100 da qua. Che è liscio, di 1. Ripartono i lisci, ripartono i lisci, ragazzi. Si riparte con la danza. Armor. Armor che ci dà pure 200 dati a pizzo, se li riusciamo a riprendere. 10. Vuoto cosmico che ci dà altri 200 dati messi a pizzo. 6 e 4, imprevisto, no, bandierine, ok, 5 e 8, nulla cosmico, 6 e 4, nulla cosmico, no, bandierine. Dai, facciamo questo big drop. È perché il problema è che le posizioni sono di questi angoli, sono buone da qualsiasi angolo, quindi in pratica bisogna tirare dappertutto per forza per arrivare in un punto. Quindi neanche ti fai, vabbè, 7, 8, 9, 7, 8, 9 è... Se vuoi andare da una parte, 7, 8, 9. Se vuoi andare dall'altra, tipo, mo ho fatto 3 mega rapina. Ditemi voi. Un bel per due su mega rapina. Prendi mega rapina, ti prego. No, 3 anelli. Però facciamo pure bonus punti in più per ovviamente torneo. Non che lo vogliamo vincere, però intanto prendiamo roba. Ma che sono 375 dadi? Madonna, quanti sottirchi! Quanto sottirchi! Ok, proseguiamo il nostro giros. Va bene, mettiamo da pizzo bandierine. Prison, bellissima. Ecco, stiamo prendendo più angoli mo che non c'ho il per mille che prima, eh. Tifosissimo giochino, quando ti impegni ti fai proprio arrabbiare. 5-5-10, guarda, corsa notturna. Ho ripreso 1250 dadi puliti puliti. Vabbè, ugualmente il drop c'è stato, però cerchiamo di farne essere il meno possibile. Ok. 4-4-8 imprevisto, no, liscio di 1 imprevisto. 4-1-5, vuoto. 5, 6, 7, i dadi tornano una parte. Ritorniamo a 189.000. Quindi il drop è un po' meno. E prendiamo 400 punti su corsa notturna. Tocca caricarla al meglio possibile, raga. Perché se è 2 giorni, dobbiamo arrivare più in alto possibile. E questo lo dobbiamo finire oggi. Quindi ripeto, probabilmente oggi sarà una di quelle giocate. Visto che non c'è il per mille, nel pomeriggio devo giocarmela per togliermi il torneo. Allora, vediamo un po' se viene un 10. Ah, è arrivato un 10. Magia. Magia cosmica, ragazzi. Magia cosmica. Adesso, però, capito? Prima ci fai droppà. E poi ci fai la magia cosmica. Una cinquina di lato. Da una guancia e dall'altra, guarda. Ari, ecco un'altra dorata. State attenti, che qua finisce prima del previsto. Allora, proviamo da qua. 6, 1, 7. Mi sa vuoto cosmico. Ok, 4, 4, 8. Station. Va bene. Sono contento per la station perché ci porta più vicino a fine torneo. Per forza. Distruzione. Ce la faremo? Siamo a 24 minuti e effettivamente la nostra giocata è stata... Droppiamo felicemente. No, vabbè, neanche tantissimo. Ho fatto delle droppate molto peggio. Queste sono dati che ho messo da pizzo con un buona... con buone giocate fortunate. E ora si usano. Semplicemente. Anche per mettere a parte più bandierine. Perché tanto è una gara... Ah, vi ricordo, questa gara è divisa in 3 gare, ok? L'ultima gara dà il doppio dei punti. Quindi la logica direbbe di o ipercaricare le prime due e lasciare perdere l'ultima, quindi vincerne due e portarsi a casa la sicurezza, oppure le prime due si fanno in maniera tranquilla, vuol dire che si arriva a terzi o...
secondi, terzi, insomma, che non punti subito alla prima posizione, e praticamente carichi l'ultima, cioè nel senso carichi quella raddoppiata. Quindi cerchi di mantenerte, poi dipende chi te trovi contro, Non è detto che è così facile. Mo vediamo chi ci avremo contro. L'altra volta ci avevamo contro delle persone non capaci nella nuova modalità, nel nuovo gioco, e quindi è stato abbastanza facile. Anche perché avevamo i cariconi pure noi, eravamo pieni dei punti, però, insomma. Vai da Gilda. Altra Distractions. Che ci porta più vicini a questo torneo molto breve, però pieno di bandierine. Dai, carica sta di distruzione, su. Su. Facci sognare. Ok. Perfetto. La bella M secca sopra alla torretta. Che mi raccontate, raga, come sono andate le vacanze? Molti andranno in vacanza adesso, perché questo è il periodo di agosto in cui molti staccano e se danno con grande felicità. Ok. 5, 6, 7 mi sa che è vuoto cosmico. 5, 6, 7 mi sa che è bandierina. 3, 3, 6 mi sa che è station. Dai che le station le stiamo a prendere, dai. Dai, cavolo. Proprio alla fine. Sempre se carica il gioco e ci fa sto grandissimo piacere. Ok. Dai, su. Aiutatemi. Ok. Ho detto 10.000, ok. Stamattina sto stortissimo, si è capito. Stamattina non è mattina. Io mi immagino poi Jurassic dopo. Devo farmi tutto il PvP, mi devo fare tutte le battaglie. Questa capoccia gira sicuro. Vabbè, è normale, raga. Distruzione, distruzione. Cioè, fai a fare l'attacco su Gilda, grazie. E Gilda ha perso una struttura. E sto facendo anche, penso, sufficienti soldi per fare un tabellone, eh. Forse un tabellone ci esce fuori. Forse. Ok. Non so a che step sto del torneo un giorno. Fammi vedere. 23 su 30, che non è malissimo. Però poteva andare un po' meglio. Oh, 5! Angolo! Va bene. 5, 6, 7, 8. Niente, speravo di andare su quell'armor, così risparmiamo dei dadi. Vai così. 6 e 6, 12. Forse arriviamo su Prison. Che cuore che sto avendo. Ok, niente raddoppio, te pare? Cioè, cuore a metà. Vai, dadini, yeah. Ritornano dei dadini. Quindi diciamo che si è stabilizzata la giocata, se possiamo dirla tutta. Prima ci ha fatto fan drop e mo sei un attimo placata. Ok, 5-4 forse imprevisto, no? Va bene, altri soldi per costruire un tabelluns. Liscio cosmico. Vabbè, tristezza cosmica. E vabbè, mo siamo verso la fine del video, quindi sta cercando di azzopparci, come fa sempre il gioco quando vede che stai prendendo un gain, cerca di azzoppare. Ok, infatti come vedete sta lisciando sempre di uno. Proseguiamo il nostro giro sperando nella fortuna. Imprevisto dollari, non era la fortuna che volevo. 4, 5, 6, liscio armor. Ok. Delle bandierine che non è che mi fanno schifo, sinceramente. Olè, altra Prison per noi. Raddoppia, ti prego. Fammelo un raddoppino. Niente, hanno levato i raddoppi. L'unico raddoppio è stato fatto senza. Ok, un bel 5 station. Che piace. Un'altra distruzione. Ma non è un torneo due giorni. Puoi mettere anche le rapine, eh. Le puoi mettere, gioco. Se ci credi, lo puoi fare. Comunque abbiamo già 3.000 bandiere. Lo so che le bandiere se ne vanno con una velocità incredibile dentro a quella modalità, però dovrebbe essere già buono. Vediamo un po' qui. Andiamo da Gilda. Mi dispiace Gilda, oggi ti ho preso alla sprovvista. Mamma mia, il caldo, ma che è oggi? Istruzione per noi, se ce la carica. Voilà, prendiamo quella centrale di struttura, mi ispirano i monitor. Il centro di comando. Ok. Sempre se le nuvole se ne vanno. Va bene così. Non arriviamo ai dadi per un peletto. 6 e 5 forse imprevisto. No, liscio di 1. Va bien. Qui continua il giro. 4, 5, 6, 7 liscio. Liscio. Poi si va dritto. 5, 4, 9 forse imprevisto. Dollari. 6, non ho visto l'altro numero. Va bene.
Guardate come si droppa oggi. Una volta si sale, una volta si scende. Una volta si sale, una volta si scende. E oggi scendiamo. Niente di fatto. Ok. 4 e 1, 5, liscio di 1. Niente, ha deciso proprio alla fine di non farmi prendere più cose. Fine puntata. Station, fai una mega rapina? No, rapina normale. Ci accontentiamo, però insomma era meglio se era più bella la cosa. Va bene. Allora, siamo arrivati a 30 minuti, quindi mi stopperò sicuramente. 600, riprendiamo almeno qualche dadino, la tristezza cosmica, perché ne dà veramente pochi. Ok. Andiamo a prenderci i premi giornalieri, perché sennò ci scadono. A parte 6 ore, ancora ce l'avevamo. Anche se quella bustina viola, sì, sarà comoda. Giorno 4, 5, 6, 7, non è comoda. Sì, diciamo che non ci serve più di tanto. È un po' sprecata questa bustina viola. Perché se esce la carta che mi manca, la Jolly va a fine su roba cicciotta. Se invece mi capita nella Jolly, questa viene prima e diventano solo stelline e doppioni. Eh beh. Ok, vincite veloci, portate tutte a casa. Cassa community. E poi facciamo una costruzione prima che ve rapinate. Sempre se funziona la costruzione, non so se bastano. Vediamo un po' la cassa community se ci dice magia. Stanno i bonus amici e già è tanta roba. Ok, un bonus amico solo. Vai così, due cerchietti portati a casa. Voilà. Bene. Ok. Si tira dritto. Altro cerchietto. Per ora i cerchietti stanno andando tutti bene. Ho parlato due volte nello stesso punto, mannaia. Va bene, cassa community, ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato. Negozio. Vai così. Niente male. Ok. 20 dadini, 50 bandierine. Ho notato che mi si è scollegato Facebook. Ma perché si è scollegato Facebook? Ai ai ai. Ai ai ai. Devo controllare. Olè. Allora, siamo a 3.423. La situazione è molto buona. Ovviamente qua sono tutte le richieste che avete fatto voi. Lavori collegato al Facebook nuovo, io mi ricordo. Monopoli. C'è qualquadra che non cosa, ragazzi. Poi devo rifarlo. Tutte le richieste vostre dirette che non guardo, perché non le prendo in quella maniera. Allora, che cosa dovevamo fare? Mi sono dimenticato. Provare a costruire. Allora, stiamo a 103. Quindi 103 per 112. 11 trillion e 5 e 36. Io ne ho 12 trillion e 6. Quindi un tabellone sale. Un tabellone riusciamo a farlo. Ok, niente male. Vediamo un po' di portarci a casa sta situazione. Vai così. Voilà. Ok. Perfetto. Allora, ti piace? Tabellone completato. Dacci la bustina, dai. 200 più bustina. Giusto per darci un minimo di soddisfazione in questa giocata un po' gnè. Solo perché come al solito mettono i per 1000 in posizioni veramente drammatiche. Quindi vuol dire che devi giocare molto più tempo per avere the gain. Anche se non ho giocato benissimo oggi, eh. Ok. Perché mi sono distratto troppo per leggere i messaggi. Allora. Andiamo a fare gli scambi, regali. Andiamo da regali. Oddio, sei ricollegato a Facebook da solo? Sei ricollegato a Facebook, ragazzi, guardate. Si era tolto da solo e si è rimesso da solo. What? È impazzito Monopoli. Stanno i bug su Monopoli, state attenti. Sono problematici. Ok, allora andiamo a fare quello che dovevamo fare. Album. Allora, per avere le carte regalo da me, come al solito, devono essere miei amici in gioco, ovviamente. Con il link in descrizione potete diventarlo direttamente. Come hanno fatto alcuni, come ha fatto Teo e come hanno fatto altri ragazzotti oggi. Ogni tanto mi togliete e mi rimettete, perché ci potrebbe essere il bug delle amicizie. Mi raccomando, fate una lista dettagliata qua sotto nel commento dell'ultimo video. Sempre degli ultimi video, ragazzi, mi raccomando. Se vedete che non vi ho mandato carte quel giorno, potete fare pure copia e incolla della lista e fate prima. Ovviamente fatela dettagliata, quindi 7-12, 7-13, 7-16, 7-20. Scrivete il 7, così è più facile per me trovare pure a chi mandare carte.
E mi raccomando, immagine profilo se la vede dettagliata e nome in gioco obbligatorio, se no non ve trovo. Questa è la mia situazione carte, spero di avere qualche carta da regalare perché ieri ho fatto dei bei regali. La prima carta di oggi è una carta 5 stelle che va a Daniela, che è la carta mio mio del 720. Volevo anche dire ad Angie di togliermi e rimettermi dagli amici perché non ho potuto mandargli la carta perché aveva il bug dell'amicizia. Quindi Angie 85, mi raccomando, toglimi e rimettimi. Intanto, Daniela, prenditi la carta che ti meriti tutta tua. Mio mio. Seconda carta di oggi va a Sabina CS, gli mando immediatamente la carta, vai così. Perfetto, fanne buon uso, Sabina. La terza carta di oggi va a Salvo, mi chiede una carta del set 15, 4 stelle, gliela mando immediatamente, tieni Salvo tutta tua, brividi di paura. Quarta carta di oggi va ad Armadillo, gli mandiamo una carta 4 stelle del set 12 addirittura, che è numeri forti. Ultima carta la mandiamo a Francesco con l'immagine base del sassofono, se non erro, giusto l'uomo bigo nel sassofono, perfetto. Andiamo a mandargli appunto la carta che mi ha chiesto, che è di un set addirittura più piccolino ancora, sfavoriti. E siamo arrivati alla fine di questa puntata con un discreto drop, perché da 193 a 187.000 si è sentito, per carità, quindi non si va solo up come al solito. Cercherò di continuare oggi pomeriggio gli eventi per avere più bandierine possibile ad inizio gara. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video che è Jurassic World The Game.